esercizio dell'ascensore. Si fa così. Zup. Ma no, ma sto scherzando. È un esercizio che si fa con una palina e serve per diventare dei bravissimi giocolieri. Si fa così. Dobbiamo piegare poco poco le ginocchia e metterci in una posizione rilassata. Guardare dritto, mettere il braccio dritto davanti a noi, l'altro braccio anche dritto sotto la pallina, in modo di poter fare così. E quindi con tutte le braccia dritte davanti a noi dobbiamo fare il conto. 1, 2, 3 e dobbiamo lasciar cadere la pallina dall'alto in basso. E poi arriva l'ascensore. E facciamo il conto. Guardiamo la nostra pallina con le braccia dritte. 1, 2, 3 e lasciamo cadere. E facciamo l'ascensore. E così via. È molto importante, i vostri genitori vi possono guardare, e così lo fate bene, non fare così. Non dovete spostare le braccia. Le braccia devono rimanere dove sono e noi dobbiamo lasciar cadere la pallina senza spostare le braccia. Così. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E così via. Vi porto un esercizio per imparare a fare i giocolieri con le palline. Ma prima di imparare a fare i giocolieri con 3 palline, dobbiamo allenarci con una pallina. È così che ci mettiamo ad allenarci. Dobbiamo passare la pallina di una mano all'altra. Semplice, ma importante. Dobbiamo mettere il corpo rilassato. Quindi le ginocchia devono essere piegate poco poco, in modo da poter fare questo movimento. Poi mettiamo le mani da fianco al nostro corpo, non così, ma così. E poi lanciamo la pallina all'altezza dei nostri occhi, di una mano all'altra. Dobbiamo sempre guardare la pallina e farlo in continuazione. Poi una modificazione che si può fare è lanciare la pallina e poi battere le mani. Oppure toccare la testa. Oppure battere le mani e toccare la testa. Oppure ci possiamo anche ridere. O piangere. O ci possiamo arrabbiare. È questo che vi propongo oggi. Possiamo usare le emozioni insieme agli esercizi di circo con le palline. Va bene? Allora vi saluto, buona giornata e alla prossima!